Ehi, la ciurma! Io sono Mazzia Tess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita! Allora, innanzitutto, prima che mi dimentichi, vado a cambiare quello che mi ha detto il carissimo commentatore video, che appunto adesso si chiama commentatore video, che vado tra l'altro a salutare e saluto anche... approfitto per salutare il padre che l'ha avvicinato al fantastico mondo di Mind Test. Allora, commentatore video. Ok. Save. Ah, lui parlava dell'illuminazione di provare a mettere delle lampade sotto i wooden. Cioè nascoste dai wooden. Dagli slab nel pavimento, dicevo, da quanto mi pare di aver capito. E può essere un'idea che proveremo effettivamente, non in questo istante in particolare, però andremo a provarlo di sicuro. Il giallo nei tuoi occhi. Una rosa è una rosa. Quindi andiamo a continuare sempre con la nostra fantastica galleria, andando a produrre gli altri quadri. Io nel frattempo, tra un episodio e l'altro, ho creato tutti i cartelli. Mi pare che nello scorso episodio non li avessi fatti tutti, ma li avessi fatti giusto per provarli. E ha trovato ancora la skin? No, sono tornato normale. Dovrei probabilmente andare di nuovo nell'armadio e mettermene una diversa. Mi metto questa qua, dai. Come sto? Ma sì, dai, non è male. Non è poi così cattiva come dicevo l'altra volta. Che ho fatto mazza testa. Infatti, come potete vedere, abbiamo 18 blank canvas e 18 sign. E allora andrei a vedere il painting. Si chiameranno? Sì. Allora, 1 e 2. Dov'è il 2? Dov'è il 2? È questo il 2, sì. Andiamo a fare il... No, il 20, il 3. Il 3 ha bisogno di 2 rosa, 2 marroni e 2 verdi. Allora, i 2 marroni e i 2 verdi dovremmo averceli. I 2 rosa, con cosa si fanno? Allora, grigio o viola, che non so come si fa. Grigio o rosso? Grigio o magenta. Bianco e rosso. Bianco e rosso, diciamo che posso farlo. Bianco e rosso. Due verdi e due marroni. Abbiamo finito i marroni? Abbiamo finito i marroni. Quindi, allora, era questo. Il marrone, come si fa? Craftando i cocoa beans. Qua ne abbiamo, facciamo che 7 cocoa beans li utilizziamo per questo scopo. No, però prima di tutto dobbiamo andare a fare il rosa. Ok, così. No, com'era? Com'era? 3. Facciamo che fare crafting guide 1. Così, no, cosa... No, ci sono al contrario questi. Perché me li ha tenuti così? Non lo so. Allora, e il 3 è andato. Ma già che ci siamo, andiamo a continuare con gli altri. Il 4, allora, abbiamo bisogno di 3 orange, un grey, un black e un dark green. Dark green si faceva con il marrone e il verde. Facciamo che prenderli qua, già che ci siamo. No, non c'era già un dark green. Un... orange, red, violet, white e yellow. Ok. Allora, abbiamo bisogno per il 4 di 3 orange e ce li abbiamo. Un dark green e ce l'abbiamo. Un black ce l'abbiamo. E un grey, credo che sia nero più bianco. Black and white, yes. White ce l'abbiamo ancora uno, sì. Per fortuna. E quindi grey, ottimo di grey. Mi trovo nella stessa stanza di un colore grey, nero e così e cos'ha? Numero 4, esatto, ecco il nostro dipinto numero 4 che ci raggiunge. Il numero 5 invece abbiamo bisogno di marrone e arancione ce l'abbiamo, il rosso ce l'abbiamo ancora, il verde ce l'abbiamo, il blu ce l'abbiamo e il giallo ce l'abbiamo, quindi possiamo anche fare direttamente così. Ottimo. E questo era il nostro numero 5.
Numero 6. Allora, lui ce l'abbiamo, allora 2 ce l'abbiamo, rosso non c'è più e l'arancione c'è. Allora, rosso non c'è più, qua ne abbiamo un po' di rosa, andiamo a raccogliere. Ma un po' ce n'è. 4 possiamo anche usarle. Ok, ah, ma forse con il grinder me ne dava di più, porca di una miseria. Vabbè, ormai. Vediamo cosa mi dice. Mixing me ne dà uno. Perché questo mixing me ne dà 4? Ah, con l'extractor. Non so neanche se ce l'abbiamo l'extractor. Forse sì, forse sì. No, forse mi pare che ce l'abbiamo. Io mi dimentico anche le cose. Adesso dovremmo avere tutto. Nespa? Sì. Ok, anche quello è andato. Che era il numero 6. Andiamo ancora con il 7. Dai, andiamo con il 7. Questi dovremmo. No, il black e il green non ce l'abbiamo più. E il grey neanche non abbiamo. No, il grey c'è. Cavolata. Ci mancano due dark green. Che sono con il green e il nero. Sono no, il green e il marrone. Allora. Meglio perché di marrone ne abbiamo molto di più. Ok. E andiamo quindi con il dipinto numero 8. Era, vero? No? 7. Perché questo è il 6. Ok. No, cosa. Ah, no. Stupido. Devo fare copia alla crafting guida. Ok, ottimo. Ma questo diamantollo posso anche togliermelo dai piedi. Vabbè, lo metto qua però. Quindi abbiamo un po' di dipinti da andare a piazzare. Sarà scesa la notte nel frattempo, forse? Non lo so. No, non ancora. Però tra un attimo ci conviene stare qua. Oppure, alternativamente, craftarci un letto da portarci dietro, lol. Ma bed. Questo è un simple bed che. A me piacciono di più questi fensosi. No, ma facciamo un simple, dai. Tre legno e due red e un white. Allora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Così ci facciamo la lana almeno. 1, 2, 3. Qua gruppo del legno, lana rossa dovrebbe essere semplicemente così. Sì, 1, 2, 3 e il gruppo del legno. Ottimo. Così andiamo a piazzarci un letto laggiù in fondo. È buio. Non lo so, ho iniziato a scivolare, l'ho piazzato e mi ha cliccato probabilmente 2 volte contemporaneamente. E vabbè, però è così. Allora, adesso quindi dovrebbe essere qua. Abbiamo messo di fronte a questo spazio poi cartello. Quindi di fronte a questo spazio e poi cartello. Quindi il cartello dovrebbe essere qua. No? Si alternano così, sì? Ok. Quindi cartello e dipinto numero 3. È una rosa di nuovo. E quindi qua. Allora, questi slab togliamoli. Magari teniamo questo in mano. Il cartello. Andremo a sistemare tutto per bene. Ma per ora facciamo così. Per avere lo spazio per appoggiare i vari dipinti. Allora, questo qui, il numero 4 ci sta qua. Poi questo vuoto qua il cartello e il numero 5. Simpatico, no? Scusa, sì. Il numero 6, ho letto 10, non so come mai. Quindi abbiamo bisogno di ancora più spazio. Sì,
Sì, dovremmo andare a scavare qua. No, cosa sto facendo? Vabbè, adesso sistemo. Ah sì, tanto comunque avrei dovuto togliere quella roba là. Questo pavimento qua l'avrei dovuto comunque eliminare. Quindi tanto vale eliminare tutta sta roba. Oh, per ora facciamo così, poi vediamo cosa serve e cosa no. Allora, allora, qua andiamo a continuare il nostro muricciolo, così almeno ad avere un'idea fino a dove dobbiamo arrivare. È proprio una galleria, cioè una galleria d'arte proprio nel vero senso della parola, cioè nel senso che è una galleria. Allora, andiamo a pizzare i cartelli. Allora, qua 1, 2 cartello. E qua 1, 2 cartello. Cioè, abbiamo ancora dei quadri da appendere. Dovremmo. Sì, c'è ancora il numero 7. Che andiamo a pizzare quindi qua. Bello questo qua, è molto bellino. Molto bellino proprio. Sì, mi piace. Qua manca per ora. Però ci saranno un 2 qua. Questo è il 7, questo sarà l'8. Quindi quello è il 10. Questo è il 9, che sarà qua. E il 10 sarà quindi qua. Questo sarà il 10. E poi ci sarà il giro, nel senso che la galleria si mette a girare su se stessa. No. Allora, perché poi sarà così. Mettiamo ancora uno qua. E poi qua giro. Allora faremo. Faccio largo 2 o largo 3? Facciamo largo 3. Sta tutto largo 3. Allora facciamo largo 3. Quindi allora. Andiamo a ripulire sta zona. Allora, largo 3 sono 1, 2, 3, quindi il muro deve arrivare fin qua. Deve arrivare a 4. Ok. Sì, poi adesso andiamo a ripulire per benino. Non so se mi piace così che viene inglobata dalla montagna, cioè dalla collina, dalla vegetazione, da tutto. Però vediamo. Oh, ho finito di nuovo il legno. Porca la paletta. Non so neanche se mi basta per fare sto giro. Ripuliamo questo intanto per capire cosa sta succedendo. Magari, eh. Fa avere pulito fin laggiù. Ok. No, quello non. Vabbè. Sistemiamo subito. Questo però 3 deve essere largo, quindi qua ci passa il muro, quindi bisogna scavare anche questo. Ok. E andiamo a fare così, 1, 2. E 3 e finisce qua in pratica. Perché non abbiamo più il legno. Però poi la galleria riprende di là con altri quadri. Qua potrei mettere effettivamente una vetrata centrale. Però a che altezza sarebbe? No, sarebbe completamente offuscata dall'affare. Potrei mettere degli item frame. Non lo so, potete suggerirmi qualcosa da mettere là effettivamente. Oppure da far terminare prima la galleria. Ma no. Diciamo che possiamo mettere delle cose qua. Che
Forse degli item frame, qualcosa di quel genere, ecco. Per capirci, ecco. Allora, qua dobbiamo andare a mettere le didascalie. Allora, queste qua. Qua abbiamo dovuto mettere tipo un sacco di D per farglielo prendere. Allora, qua mettiamo. Abbiamo cambiato colore qua. Ah, quello era con il giallo. Questo è un rosa più chiaro di quel D. Però mi sa che dobbiamo metterlo comunque con la D per mantenere il colore, dai. Allora, D. D, facciamo più o meno come era di là. La morte avrà il tuo fiore. Ah, di chi è questa frase famosissima? Michelangelo. Ah, non l'ha però messo con le virgolette. Poi tra l'altro non mi prende l'Unicode. La morte avrà il tuo fiore. Mettiamo uno spazio in mezzo qua. Non me lo prende. Qua come ha fatto? Ah, perché gli ho messo una D. Forse. Vediamo. Non ho ancora bene capito come funziona sta cosa della formattazione. Qua forse mi conviene cancellare una capo. No, forse devo cancellare il D perché sennò non mi prende. Vediamo. Sì. La morte avrà. Ah, le virgolette non ho messo, stupido che sono. Che poi ovviamente questa frase è una frase famosa di Michelangelo. Non Buonarroti, Michelangelo la tartaruga ninja, ecco. La morte avrà il tuo fiore. Ma questa volta lo metterei con il 6. Tanto per alternare un po', per non mettere tutte le stesse cose. Ah, così. Quel giorno ebbi la maglia. Che mi sembra una frase molto d'effetto. Quella detta da. Gino. Il pilotino. Quel giorno ebbi la maglia. Si fa sempre più difficile qua. Allora, ma andiamo con un 3, dai, mi va di 3 questo. Non si vedrà praticamente più niente, forse perché sta calando la notte. Sussurrai parole al miele. Ape Maia. No, cancelliamo sto capo qua che sennò è un po' troppo HPizzato. Non si vede niente, oddio! Andiamo a dormire subito. Tra l'altro anche parecchio che sto registrando.
Facciamo con il 9 questo, dai. La forza del suono. È una citazione questa di... Cesare Pavese. Certamente. No, cos'è successo? Ah, ok. Devo mettere forse un 9 qua. La forza del suono, Cesare Pavese. Il viale dei viali che vialeggiavano mi stanno chiamando, quindi credo che sia pronto da mangiare. E questo invece è di Rousseau. Quindi direi che per questo episodio può essere tutto. È un po' venuto storpio questo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. E buona giornata a tutti. Ciao!